C'è un invito al ritiro, altrimenti parere contrario. La ringrazio, onorevole Ferraresi. Allora, c'è solo il suo, quindi c'è un invito al ritiro. Lo ritira o insiste per la votazione? Perfetto. Se nessuno chiede di intervenire per la dichiarazione di voto, onorevole Ferraresi, prego. Grazie Presidente. Ma mi sembra un po' ingeneroso la volontà del sottosegretario, visto che era anche una valutazione, Vice Ministro, una valutazione della possibilità e fine degli effetti applicativi. Parere contrario mi sembra veramente, veramente ingiusto, anche perché noi lo facciamo un po' per voi, perché ci dispiace anche che voi andate a approvare una norma che potrebbe avere dei riflessi di anticostituzionalità. È proprio il motivo per cui ci asterremo, perché vorremmo evitare di fare leggi che poi vanno con una certa probabilità ad essere cassate dalla Corte. Grazie. La ringrazio. A questo punto lo poniamo in votazione. C'è il parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Capezzone. Ci siamo? Abbiamo votato tutti? Agostini. Sgambato. Villecco Calipari. Onorevole Sgambato, provi a votare. Provi a votare. Busto. Onorevole Ciauchi, con calma, non si fratturi le dita. Tolga la pallina, voti con le dita, le garantisco che è un'esperienza bellissima. Partecipi con noi a questa gioia. Costa un piccolo sacrificio, ma è certo che esprime il voto. Onorevole Villarosa. Santerini. Davilla. Non vota. Ha già votato, perfetto. Villarosa è riuscito, Misuraca. Ci siamo? Onorevole Di Lello, faccia uno dei suoi scatti prodigiosi. Appena l'onorevole Di Lello ci dà conferma del voto, perfetto. Abbiamo votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Al voto finale ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Gaetano Piepoli. Ne ha facoltà. A nome del gruppo per l'Italia Centro Democratico noi diamo il nostro parere favorevole e voteremo questo provvedimento. Lo facciamo anche nella consapevolezza dei limiti di questa scelta, nel senso che noi non crediamo che questa sia una scelta che possa valere una volta per tutte, soprattutto in un tema come quello qui è discusso, che in particolare coinvolge le categorie non solo sostanziali del diritto penale, ma anche gli strumenti processuali e soprattutto inevitabilmente mette in tensione la disciplina costituzionale della pena medesima.